Un parto in piena regola. Dalla sinergia sempre più forte con il team di Gianni Maddaloni all'aver diffuso la nobile arte del judo a Forio. Ne ha dei motivi per brindare l'Olympic Judo Forio degli istruttori tecnici Maurizio Bianculli e Dario Pisani. In poco meno di un anno di vita, il 7 gennaio si spegnerà la prima candelina, l'Olympic Judo ha già vissuto momenti importanti come quello di sabato scorso. Al palazzetto di Forio vi è stata la premiazione degli atleti che la settimana prima sono stati presenti a Scampia e che si sono messi in mostra nei mini test svolti assieme al team di Gianni Maddaloni e alla squadra della palestra casertana del pugile Clemente Russo. Al lavoro segue la gratificazione. E allora l'avanzamento alla mezza cintura è stato il giusto premio per gli atleti isolani che al grido «Il judo vuol dire superare le avversità assieme» hanno ben figurato. Si è aperto così il sabato pomeriggio all'ombra del Torrione, proseguito con il saluto dell'assessore Giuseppe Di Maio, la cui presenza ha confermato, ancora una volta, la vicinanza all'amministrazione locale all'Olympic Judo Forio e del patron della Castrota Nello Castiglione. Poi l'esibizione di judo, prima la grande festa, con la musica, i dolci preparati dai genitori e la gradevole coreografia curata da Palloncinando. La manifestazione che noi abbiamo chiamato Judo Party, organizzata prevalentemente con la finalità di premiare gli atleti che hanno preso parte al gemellaggio che si è tenuto domenica scorsa a Scampia con la palestra del maestro Gianni Maddaloni. Tutti gli atleti premiati ieri hanno ricevuto un avanzamento di mezza cintura colorata. È una premiazione simbolica. Abbiamo ritenuto giusto dare ai bambini che si sono, a bambini e ragazzi che si sono ben comportati domenica scorsa, e chi più a chi altro hanno dimostrato di aver recepito gli insegnamenti che abbiamo inteso dare, un riconoscimento. Quindi abbiamo inteso dare loro un riconoscimento. È stata una manifestazione alla quale sono intervenute anche le autorità comunali di Forio, nella persona dell'assessore Di Maio. Nell'ambito della manifestazione ha dato un saluto anche il responsabile direttore della Castortel, signor Nello Castiglione, che ci segue insomma dall'inizio della nostra cultura judoistica qui a Forio. Al termine dell'avanzamento di cintura, quindi della manifestazione come dire solenne, abbiamo dato vita a un breve allenamento con i ragazzi, dopodiché abbiamo messo su un po' di musica e abbiamo festeggiato tutti insieme. Alcuni genitori avevano messo a disposizione dei dolci, siamo stati lì, ci siamo intrattenuti, abbiamo scambiato delle chiacchiere, e questo è lo spirito che a noi interessa di questa attività del judo: stare tutti insieme, crescere e cercare di migliorarci giorno dopo giorno. Grazie.